pervaso di una mistica sete di assoluto, il primo bacio fu ovviamente drammatico e laborioso. Di ragazze ne aveva baciate altre e, malgrado alcuni problemi di coordinazione per evitare di cozzare i denti, nel complesso era sempre venuto a capo delle difficoltà tecniche dell'operazione, ricavandone anche una certa soddisfazione che l'aveva sempre fatto sentire fiero di essere come gli altri coetanei e di poter, come loro, prendere un'aria finemente esperta quando si parlava per loro. Aveva un giorno anche toccato e baciato le pompe di quella Arianna di cui poi non trovò il filo, così lei l'aveva lasciato stanca di tanta indecisione ed era partita per approdi più solidi. Fin dalla più giovane età aveva avuto peraltro l'occasione di assistere a conferenze di piccoli geografi della vagina, spesso corredate da inquietanti mappe tracciate sulla sabbia con bastoncini da gelato, e a quelle non aveva proprio capito niente, ricavandone così un misto di desiderio di approfondire personalmente le proprie conoscenze e al tempo stesso di paura di capitare un giorno in una regione così oscura e inospitale. Ma questo nuovo amore era l'universo stesso, e con Euridice non ci sarebbero stati mezzi termini, né pericolose esitazioni. Bocca, seno, vagina, il corpo intero senza scalo, Colombo parte per l'India e il Diacice scopre la mia e cambia la faccia del mondo. Scelse una tipica domenica d'inverno, di quelle in cui i genitori, abitualmente davanti alla televisione tutto il fine settimana, se ne vanno misteriosamente. Lui sospettò spesso che lo facessero apposta, di tanto in tanto, per permettere ai figli di diventare grandi e evitare le fidanzate. Dopo un complesso cabotaggio per i corridoi di casa e intrecciare mani, scuri allusioni come al solito all'amore libero, riuscì a pilotarla su un letto, il suo, quello da bambino, con ancora gli orsacchiotti che sua madre ogni mattina disponeva accuratamente sull'imbottita. Nonostante la sua inesperienza, Euridice doveva immaginare che quello sarebbe stato il momento del bacio, ma probabilmente era contenta di affrontare quella prova importante con il suo ragazzo. Mai si sarebbe aspettata che dietro quelle soffici e innocenti labbra di bimbo si celasse quella libido bislacca che fu poi all'origine di tutto. Di tutto il bene e di tutto il male che capitarono a entrambi negli anni che seguirono. La bocca, la lingua, poi una minima pressione del corpo per trovarsi distesi, la mano sotto la gola, la mano che va a frugare, ma come se dovessi dirti che a cercare di lanciare con gli uccini, passare sotto l'astice. Lo slalom, che richiede abilità e determinazione, con una rapidità che colga la sprovvista e raggiri ogni possibile resistenza, un lavoro da comando o da prestigiatore. Non fu né l'uno né l'altro, e il gioco di prestigio venne patetico. Euridice sopportò qualche istante le sue esplorazioni, poi si rigidì da testa in piedi e si rialzò senza dire una parola. Preso da un capogiro, terrorizzato alla vista del suo tempio dell'amore che minacciava di crollare, cercava disperatamente qualcosa da dire, affogando in quella che spesso sentì uscire dalla propria bocca frase goffa e banale, ma della cui sincerità si sentì spesso fiero, ripensandoci tanti anni dopo, così lontano dalla radice e ancora di più dalla dolcezza di quei baci giovani. Ma tu lo sai che se faccio questo è perché ti amo. In quel giro di parole era racchiuso tutto il groviglio di sentimenti che si agitavano in lui, l'amore prima di tutto, la prima vera dichiarazione, la prima volta che usava il verbo amare, il parere indispensabile della sua solennità a giustificare quella voracità, quella fame del corpo di lei che i suoi gesti avevano rivelato, e proprio la necessità di giustificare il proprio desiderio da già ammettere di essere pronto alla rinuncia, alla capitolazione, a rendere le ali. Quella perifrasi faticosa celava l'idea che il desiderio fosse qualcosa di grave e cupo, che solo la sacralità dell'amore poteva rendere accettabile, che il suo giovane appetito potesse dunque essere accettabile e corrispondere non necessariamente a un piacere, ma una morale compiuta in nome della rossa. Insomma, un casino. Ed Euridice che aveva semplicemente avuto paura, una paura innocente da ragazzina, non pretendeva delle scuse così complicate, tanto meno una rinuncia. Del resto, lei stessa non era sicura che quella paura fosse stata del tutto sgradevole. Aveva sentito una valanga di amore e di passione cadere addosso. C'era qualcosa di bello in quella sensazione del tutto imprevista e sconosciuta. Ma tutto era successo così in fretta che non le era stato dato il tempo di desiderare a sua volta. E prima ancora che lei potesse dire una parola o pensarla su ciò che aveva provato, lui aveva già detto tutto, pronunciato e poi emigrato le formule astruse di quel suo culto esoterico. Restarono così, tristi e stupefatti,
una muta contemplazione reciproca. E in quell'osservarsi, di nascosto, con timore e con amore, tenendosi per mano senza osare guardarsi, entrarono insieme, avanzando in punta di piedi, in ciò che dovevano chiamare, con politico rispetto, la vita sessuale.